Faccio parte di un gruppo di persone che ci troviamo attualmente in Repubblica Dominicana, arrivati ai primi di gennaio e dovevamo partire il mese di marzo. Sono stati tutti annullati i voli di tutte le compagnie. Bloccati oltreoceano, come Giuseppe, originario di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, sono tantissimi gli anziani arrivati nella Repubblica Dominicana per trascorrere l'inverno. Partiti prima dell'emergenza coronavirus, ora non riescono più a tornare in patria. Io ho 70 anni, siamo tutti anziani con vari problemi anche di salute. Ormai stanno scarseggiando le medicine, soldi anche perché dobbiamo pagare il prolungamento della nostra permanenza. Qua non abbiamo nessun tipo di assistenza. Abbiamo molta paura perché si sta diffondendo il virus. Un appello per chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Nel paese sono già 1 migliaio i casi di coronavirus confermati, oltre 50 decessi. Ho fatto un elenco all'ambasciata di alcune di un nutrito numero di persone, ma l'ambasciata ha organizzato due voli, ma nessuno di noi è stato convocato e non mi rispondono neanche. Purtroppo la fine di questa disavventura sembra ancora lontana. Noi chiediamo che qualcuno si interessi per farci tornare, saremo circa 250, quindi chiediamo di organizzare qualcosa per farci rientrare, perché qua rischiamo molto.